Salve, grazie al pensiero di Severino ho compreso una cosa fondamentale, ovvero perché il mondo che ci appare sembra una realtà fisica, perché l'esistenza intende simulare l'idea di essere una realtà fisica e perché lo fa in modo così persuasivo, perché vuole essere così convincente. Perché? La concezione fisica della realtà rappresenta l'errore del nichilismo. E l'errore deve apparire affinché la verità possa confutarlo e possa quindi mostrarsi come autentica verità. L'idea che la realtà sia un insieme sterminato di particelle che compongono i vari corpi, le varie cose e tutto l'universo e che funzioni secondo rapporti fisico-causali, secondo quindi nessi inclusi nei rapporti di causa ed effetto, fa sì che si intenda la realtà come un insieme complessissimo di enti fisici che interagendo tra loro producono dei risultati, quindi si trasforma, questa realtà diviene, si trasforma, muta, cambia, eccetera. Inoltre questa concezione fisica della realtà fa pensare a ciascuno di noi che ciascuno di noi è essenzialmente o il suo corpo o un'anima connessa esclusivamente al proprio corpo. E quindi fa sperimentare a ciascuna coscienza individuale l'idea di essere una parte del tutto distinta, distinta ma anche totalmente separata da tutte le altre. Ecco, quindi una realtà strutturata in questo modo rappresenta la concezione nichilista dell'esistenza. Questa idea però deve presentarsi nella sua massima forma, nella sua massima estensione e quindi ora inizia a risultarmi chiaro dalle implicazioni del pensiero di Severino perché vi è anche un sapere scientifico che contiene una quantità abnorme, sterminata di descrizioni del mondo che coincidono con l'interpretazione materialista e nichilista, dove si descrivono i moti degli atomi, delle particelle, dei corpi, delle stelle, delle galassie, il funzionamento del cervello, delle cellule, di tutto ciò che riguarda gli esseri viventi. Perché deve apparire ogni possibilità di questo contesto, ogni possibilità, perché tutte poi devono essere, secondo diciamo le implicazioni del pensiero di Severino, tutte queste interpretazioni che concepiscono, che portano a concepire il mondo come una certa struttura che implichi il divenire nichilistico, devono essere tutti confutati questi errori. Tutte queste interpretazioni erronee devono essere tutte confutate, ma per essere tutte confutate devono tutte apparire. Quindi non mi sorprende a questo punto che se ci troviamo, no, trovandoci in un mondo di questo tipo, no, considerando il tutto dalla prospettiva del pensiero di Severino, noi ci troveremmo in un mondo in qualche modo simulato da questo punto di vista, non nel senso che non esista l'insieme di contenuti che noi sperimentiamo immediatamente e nei quali vi è l'interpretazione del mondo come una certa cosa, non in questo senso. Appunto, è una simulazione nel senso che fa credere a noi che esso sia altro da ciò che in realtà è, cioè una struttura di fotogrammi. È utile precisare infatti che secondo il pensiero di Severino, la realtà esiste da sempre e per sempre in ogni sua parte, nel suo passato, presente e futuro,
in una dimensione che è chiamata quella dell'apparire infinito. Questa dimensione dell'apparire infinito contiene tutti i fotogrammi dell'intera realtà, tutti i fotogrammi sensibili e coscienziali, e tutti appaiono simultaneamente, da sempre e per sempre. Quindi non vi è nient'altro al di fuori di questi fotogrammi, non vi è una struttura fisica sottostante. Quindi non c'è niente di esterno alle coscienze finite, individuali, e poi alla coscienza infinita, assoluta nel tutto. Mentre invece, secondo il materialismo e il fisicalismo, vi è una struttura fisica oggettiva sottostante alle menti, alle coscienze e ai contenuti sensibili che in esse appaiono. E oltre all'apparire infinito, vi è l'apparire finito, cioè la dimensione della nostra esperienza finita umana, nella quale tutti quei fotogrammi appaiono solo in parte e solo in una certa sequenza. Ed è proprio l'apparire in una certa sequenza che ci va a simulare l'idea del nichilismo. Ad esempio, la sequenza della legna che arde dentro il camino è una sequenza che ci induce a credere che, gli enti della nostra esperienza siano oggetti che si trasformano in altro da sé. Ed è l'ordine di successione di quei fotogrammi a simulare e rappresentare il contesto nichilista. Ora, il mondo che stiamo, diciamo, di cui abbiamo esperienza, mostra, diciamo, dei caratteri ancora più radicali a livello scientifico, dove si arriva allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dei robot, quindi la robotica, la cibernetica. Tutto questo mondo, diciamo, legato alla tecnologia e all'intelligenza artificiale è ciò che deve ulteriormente contribuire a farci credere che noi siamo in una realtà fisica dove delle strutture composte da atomi configurate in un certo modo producono la coscienza, producono l'intelligenza e quindi deve presentarsi nella sua massima estensione, il contrario di quello che noi siamo. Quindi non bisogna stupirsi da questo punto di vista, anzi, ora si capisce perché invece ha senso che qualora ci trovassimo nella realtà indicata da Severino, appaia tutto come se fosse il contrario di quello che indica Severino. Ora si capisce bene perché. Quindi è tutta una necessità ontologica, perché dopo la cosiddetta morte, che secondo Severino non può essere l'annullamento della coscienza e neanche la fine della vita, nel senso che tutto l'insieme di fotogrammi della nostra vita non andrà mai perduto, ma anzi apparirà definitivamente in modo eterno. Dopo la nostra morte, ma non solo quello, tutti i contenuti di vita di tutti gli altri individui dovrebbero apparire in ciascuna coscienza individuale dopo la cosiddetta morte, che quindi non sarebbe l'annullamento dell'esperienza umana, ma ne sarebbe il compimento, dopo il quale dovrebbero aggiungersi infiniti altri contenuti in un processo infinito. Ora, quel che deve essere chiarito è che, come dicevo prima, secondo ciò che mostra Severino, la verità per essere tale, per mostrarsi come tale ed essere saputa come tale, richiede anche la presenza degli errori per poterli confutare. E quindi per confutare completamente l'idea che noi siamo in una realtà fisica, è necessario che appaiano tutte quelle situazioni, tutti quegli eventi, tutte quelle conoscenze interpretate in un certo modo che vanno a simulare in modo esaustivo e completo tutte le possibilità che riguardano questa idea della realtà fisica e in generale del nichilismo, in modo che la verità possa confutare tutti gli errori che la possono riguardare, che possono opporsi ad essa. E solo così poter dimostrare concretamente di essere la verità. Cioè, per avere la certezza che noi siamo coscienza infinita e unitaria, che sperimenta se stessa in infiniti modi,
È necessario che appaia tutto il contrario come simulazione, come contesto, per poi essere confutato. E attenzione, come posso dire? Ricordiamo che gli esiti del pensiero di Severino sono sempre fondati sull'opposizione universale del positivo e del negativo e sulla struttura originaria. Lo stesso fondamento che è adottato da tutti a livello implicito, sia a livello logico che ontologico. È per questo che bisogna confrontarsi con il pensiero di Severino se si intende contestarlo. Perché il pensiero a cui lui è giunto, che lui ha indicato, è fondato sul criterio della necessità di quella struttura. E siccome anche tutte le altre prospettive di pensiero, anche quelle non filosofiche, si fondano implicitamente su quel fondamento, ma non lo sanno e quindi non vi si rapportano in modo coerente, è possibile stabilire oggettivamente che qualunque prospettiva di pensiero costretta a fondarsi sul fondamento di Severino non ne rispetti poi le conseguenze, è contraddittorio. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Però qui, in questo video, volevo porre l'enfasi sul fatto che proprio perché la realtà corrisponde, diciamo, proprio perché nel pensiero di Severino la realtà è necessario che sia in un certo modo, è necessario che sia simulata la concezione fisicalista e nichilista dell'esistenza, cosa che prima, diciamo, che conoscessi bene il pensiero di Severino, non avevo ben chiaro, cioè non avevo ben chiaro perché, qualora il mondo fosse una simulazione, dovesse poi simulare il fatto di essere una realtà fisica. Perché non simulare un altro tipo di contesto? Ora è chiaro, perché è il contesto che deve essere integralmente confutato. E quindi è per questo che vi sono tutte le nozioni, le interpretazioni scientifiche, nichiliste, materialiste che riguardano tutte le parti del mondo e soprattutto il rapporto mente-cervello-coscienza, proprio per indurci a credere in questo contesto, farci immedesimare nel modo più profondo possibile in questo contesto affinché dopo queste nostre esperienze vitali, quando si manifesterà nella sua massima concretezza la verità, potrà essere saputa come verità perché saranno presenti tutti gli errori come eternamente confutati e anche originariamente in realtà, solo che nell'apparire finito ancora non appare questo tipo di condizione.